oggi inauguriamo questa rubrica video informativa rivolta a tutti i colleghi, soprattutto quelli del call center, ovviamente, del reparto telecomunicazione, in particolar modo ai colleghi Almaviva, settore nel quale operiamo. Appuntamento questo che servirà per analizzare di volta in volta alcuni punti, sia del nostro lavoro sia quelli che intendiamo portare avanti, che servirà anche per questo primo intervento in questa prima video rubrica. Tutti sapete che ogni 3 anni abbiamo un rinnovo del contratto nazionale di lavoro, è il contratto nazionale che regolamenta e norma le regole che dovrebbero seguire le aziende del settore, nel nostro caso telecomunicazioni, e i dipendenti di questo settore, quindi di queste aziende. Regola i doveri, regola i diritti e regola soprattutto anche la parte economica. Più delle volte i lavoratori si soffermano esclusivamente sulla parte economica di un rinnovo del contratto nazionale. È giusto che sia così, perché ogni lavoratore ha diritto a sapere quando certo, questi guadagnerà. Ragionamenti sicuramente fondati e di interesse specifico, che però fanno perdere un attimo il punto di vista sui nodi e le questioni fondamentali di ogni rinnovo del contratto di lavoro, che è dato dalla parte normativa. Parte normativa è quella che regolamenta tutta una serie di aspetti, dall'orario di lavoro alle contestazioni disciplinari, e più in generale al comportamento che bisogna adottare all'interno dell'assistito, a noi ha dato da pensare su diversi aspetti, e di subito ne abbiamo comunicato alcuni che ci sembravano insomma un attimo peggiorativi, per usare un eufemismo, rispetto al precedente contratto. È ovvio che la notizia che salta subito agli occhi è data dall'abolizione dello straordinario. Non esisterà più lo straordinario per i dipendenti part-time, che siano essi 4 o 6 ore. Adesso continua a essere straordinario, ma in definizione diventa supplementare, nei fatti non viene più considerato come straordinario. Ciò significa che sullo straordinario si perderà la maggiorazione che prima era presente. Se per curiosità andate a leggere l'articolo in questione del rinnovo contrattuale, che io qui adesso vi leggerò, vedrete che ci sono volute circa 2 pagine per sancire qualcosa che era ovvio già dalle prime righe, ovvero che le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ordinarie. È simpatico però andare a leggere la disciplina prevista ai precedenti commi 6, 7, 8 e quella prevista dall'articolo 30, commi 3 e 8, fermo restando quanto regolamentato da presente comma, le prestazioni di lavoro supplementare senza maggiorazione non potrà superare i seguenti limiti: 45 fino a 4 ore, 35 fino a 5, 30 fino a 6. Le ore supplementari saranno compensate con quota oraria della retribuzione maggiorata alle percentuali previste dal comma 7 del precedente articolo. Entro il mese di maggio, facendo riferimento alle prestazioni di lavoro supplementari dei 12 mesi precedenti, come normato dal comma 9 del presente articolo. E fino a qua mi metto nei panni di un collega che magari non ha molto tempo di andare a leggere tutte queste voci e fino adesso ci ha capito poco e nulla. Ma qua raggiungiamo, qua in questo comma, raggiungiamo il non plus ultra. L'adeguamento dell'orario di lavoro di cui sopra potrà avvenire nel limite massimo del 10% nelle ore di supplementare, ex comma 9, lavorate nelle aziende in cui il ricorso all'istituto abbia superato il 30% del monte ore di lavoro supplementare, ex comma 9, complessivamente lavorabile, calcolato con riferimento all'organico medio annuo complessivo dei lavoratori con contratto a tempo parziale, moltiplicando per 11 le ore massime mensili sopra individuate per ciascun profilo orario. Appare evidente come si fa di tutto per celare l'ovvietà che abbiamo appena detto. A fianco di questa rivoluzione oraria del supplementare ci sono anche altre piccole modifiche alla vecchia impostazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, che sicuramente non vanno nella direzione di tutela dei diritti dei lavoratori. Prendiamone una, ad esempio, parliamo dei permessi, parliamo dei roll o dell'ex festività, che per virtù divina saranno nelle disponibilità aziendali per un terzo.
L'azienda potrà decidere il 33% dei vostri permessi, quando e perché soprattutto applicarli. E presento un altro articolo, un nuovo articolo, il 57. L'articolo 57, per quanto non stabilisca alcuni parametri precisi o dia delle norme specifiche riguardo all'argomento che tratta, traccia per così dire un solco dal quale poi partire per integrare appunto questo articolo con degli accordi aziendali a livello territoriale sulle varie realtà. Realtà locali, appunto in base alle esigenze dell'azienda. L'articolo 57 in buona sostanza legalizza di fatto la possibilità di controllo del lavoratore anche a distanza o con altri mezzi e da lì poi decidere a livello territoriale quali mezzi utilizzare e per quali scopi. Naturalmente c'è tutta una serie di intenti e di buoni propositi che stanno a dire che questi controlli sul lavoratore non verranno utilizzati ai fini disciplinari o ancor meno valutativi dell'operato dell'operatore, questo è tutto da verificare. Infine abbiamo il problema della delocalizzazione. Sul problema della delocalizzazione noi abbiamo organizzato un flash mob il 6 aprile, come tutti saprete, flash mob che ha visto una buona partecipazione dei lavoratori, seppur non supportati da comunicazioni interne all'azienda, ma solamente dai mezzi che conoscete tutti, quali ad esempio internet, Facebook o Twitter. Riguardo il problema delocalizzazione, in questo contratto notiamo che nulla è stato fatto, non è presente nessuna norma che regolamenti il settore, possiamo solamente vedere in alcuni articoli solamente un accenno al problema, che però viene demandato all'assoluta autotutela da parte delle aziende, ovvero si afferma che ogni azienda dovrebbe possedere un codice etico. Oggi quale azienda non possiede un codice etico, che naturalmente rispetti alcuni requisiti basilari. Quindi nel contratto nazionale di lavoro si afferma che se tu azienda possiedi una tua etica, tanto basta per risolvere il problema della delocalizzazione. Insomma, in definitiva avrete tutti capito che questo contratto, questo rinnovo di contratto, non porta nulla di buono ai lavoratori. La cosa che fa naturalmente riflettere è il fatto che per ottenere questo sono stati necessari tre scioperi che sono costati ai lavoratori, tre giornate di paga, e hanno ottenuto questa gratificazione. In ultimo e concludo, avremo anche a breve, con tutta probabilità nelle competenze di giugno, la trattenuta per quanto riguarda questo rinnovo del contratto. Naturalmente specifichiamo che la trattenuta riguarda tutti i non iscritti alle sigle sindacali firmatari del contratto. Seguite con attenzione la vicenda, in quanto sarà possibile, per legge possibile, bloccare questa trattenuta, bloccare questo contributo attraverso un modulo da presentare all'azienda.